e qui la parte logistica dove ci si è pienamente rispondono. Vari uffici delle varie commissioni. E io voglio ringraziare ancora una volta il primo ministro Rama, tutto il popolo albanese, per aver offerto il loro aiuto all'Italia, per aver stretto con noi un accordo che io considero un accordo di grande respiro europeo. Al primo ministro Rama, al popolo albanese, seguendo le parole che abbiamo appena ascoltato, voglio anche rinnovare tutta la mia solidarietà, la mia vicinanza, la vicinanza del governo italiano, del popolo italiano, per gli attacchi che hanno ricevuto in questi mesi, da quando cioè hanno deciso di offrire anche con questo governo la loro collaborazione all'Italia. E voglio dire in chiusura ancora una volta che con questo accordo l'Albania si conferma non solo una nazione amica dell'Italia, noi siamo il primo partner commerciale, il nostro interscambio vale il 20% del PIL albanese, tra le nostre comunità ci sono intensi rapporti culturali, sociali, come dimostra anche il fatto che il primo ministro parli italiano quasi meglio di me, vorrei dire. Parlo in italiano perché comunque qui siamo in territorio italiano e io vi devo dire che sono fiero dell'Albania che può essere utile all'Italia. L'Italia è stata utile all'Albania molte volte, tante volte. Eccoli, bella roba, bella roba. Bella roba! Ecco, bene, meno male almeno questo c'è rimasto. Almeno questo c'è rimasto, Presidente. Avete fatto le vittime per un'ora senza rispondere a una domanda su come funzionerà questo centro. Please leave him, leave him. Sì, sì. Io non lo sto lasciando. Questo ci dice tutto, Presidente, di quello che accadrà. Se accade questo con le telecamere a un parlamentare, potete immaginare che cosa accadrà ai poveri cristi che saranno chiusi qua dentro. Ieri Giorgia Meloni con un decreto fuffa prende in giro gli italiani su una questione per noi fondamentale, la sanità pubblica, raccontando di poter abbattere le liste d'attesa senza mettere un euro aggiuntivo. Oggi vola in Albania per uno spottone elettorale dal costo di 800 milioni che potevamo mettere per sbloccare le assunzioni di medici e infermieri che mancano nei reparti. La Meloni in Albania a fare la sua solita campagna di propaganda, ma sul nulla, perché i due centri non solo non sono pronti, ma ci troviamo di fronte a una spesa di oltre 1 miliardo di euro che verranno buttati in quei CPR violando diritti umani. Solo una riflessione, grazie. Io adoro il basilico, io adoro il pesto alla genovese. Aspetta, non faccio la fare. Questa è la cannabis. Questa è la pianta di cannabis made in Italy, di produttori italiani. Domanda, domanda. La droga. Quelli che volete criminalizzare, quelli che volete. La droga è morte. La droga è morte. Voi siete morte. Voi siete propaganda, voi siete ingiustizia, voi siete criminalizzazione. Noi non invieremo alcun militare a combattere contro i russi in territorio ucraino, né potranno essere utilizzate armi italiane per colpire in territorio russo. Presidente, vedo qua un pulsante rotto. Stop a cosa? Questo da scuola.net è un regalo. E questo lo tengo qui per ricordare che dobbiamo dire stop alla corsa al riarmo, stop alle guerre, dobbiamo dire stop alla transizione militare, dobbiamo continuare sulla transizione ecologica, stop alla corruzione dilagante, alla contaminazione affari e politica, stop agli allevamenti super intensivi, stop al gender gap che chiaramente a parità di mansioni, a parità di livello attribuisce la donna, riconosce la donna un salario inferiore, anche se appunto è il 20% rispetto all'uomo. Cercando di trattarli non come pesci rossi, ma con rispetto, quindi rispondendo seriamente alle domande, non essere
come posso dire, come si è paternalistici ogni tanto, prenderli sul serio. Sai, noi dobbiamo batterci per l'ambiente, sì, ma se ci dobbiamo battere per l'ambiente lo devono fare tutti quanti i paesi del mondo, altrimenti noi creeremmo una sperequazione e faremmo chiudere le nostre imprese.